tra finzione e realtà, la realtà dovrebbe essere che si andrà a votare il 4 marzo del 2018. L'ipotesi è che vengano sciolte le Camere il 27 dicembre, due giorni dopo Natale. E l'altra ipotesi è che l'attuale Presidente del Consiglio non salirà su al Quirinale per dare le proprie dimissioni, ma resterà in carica per fare le attività correnti del governo, senza cose straordinarie, fino a quando non arriverà il governo che lo succederà. Ma questo è il vero gioco di questi mesi, perché tutti sanno e i sondaggi raccontano che sarà molto difficile che ci potrà essere un partito che godrà della maggioranza nel prossimo Parlamento. Forza Italia con la Lega, anche se bisticciano e oggi lo hanno fatto di brutto, il PD senza la sua sinistra, che bisticciano da tempo, e invece i solitari del Movimento 5 Stelle dovrebbero tutti avere intorno al 30%, percentuale più, percentuale meno. Quello che conta è che con il Rosatellum, cioè col nuovo sistema elettorale, per quanto vadano bene questi schieramenti elettorali, nessuno potrà avere la maggioranza sia al Senato sia alla Camera. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire Prima Repubblica, senza i partiti della Prima Repubblica, e cioè che dopo le elezioni, cari amici di Radio 105, non ci sarà un governo forte, ma ci sarà un governo che sarà un accordone tra tutti i partiti. E chi di voi scommetterà mai che un governo di questo tipo possa durare per tutta la legislatura? In pochi, certamente. Insomma, la realtà è che si andrà a votare. La finzione è che dopo il voto avremo un'idea chiara di chi governerà in questo paese.